Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo vlog. Finalmente riesco a registrare un video, sto camminando e ne approfitto per raccontarvi un po', anche se non è propriamente il momento giusto, ma ho fatto già la mia camminata, sto tornando indietro. Allora, da che parto? Parto dal fatto che la mattina mi sto svegliando molto molto presto. Nel frattempo passa la macchina. Vediamo un po', la macchina è passata perché vergogna parlare della gente che guarda. Allora, la mattina mi sveglio molto presto, sì. Mi sveglio alle 5:30 / 6. Ho trovato un gruppetto di 3 persone che ci aiutiamo a vicenda per alzarci presto, perché ho letto sto leggendo ancora il libro The Miracle Morning, però la versione per famiglie, e abbiamo deciso di fare questo gruppetto compagno di responsabilità. Quindi se non si sveglia uno, si sveglia l'altro e via dicendo. Quindi la prima cosa è questa, che oggi è giovedì, quindi sono 4 giorni che io mi sveglio presto e vengo a camminare qui in mezzo alla natura. Yeah! Fantastica! Non sto ritornando perché fa veramente troppo caldo, ieri stavo morendo. Poi, seconda cosa importantissima, ho fatto il vaccino. Qua si può parlare, qua dicono che non monetizzano il video, bla bla bla, vabbè. Non vi dico che vaccino ho fatto, ma vi dico che effetti collaterali, no, a parte un po' di mal di testa ieri, ma non so se era dovuto al fatto che il tempo faceva schifo, perché io quando il tempo fa schifo mi risento, quindi sta cappetta bianca mi fa venire mal di testa, quindi c'è questo mal di testa e un po' di debolezza, idem, non so se era dovuta al fatto che avevo fatto il vaccino oppure il giorno prima, oppure al fatto che mi sono svegliata sempre presto e quindi sto accumulando un po' di stress, oppure mi devo comunque abituare a un ritmo nuovo, quindi naturalmente durante il giorno mi sento un po' più stanca, mi stanco prima, però riesco a fare più cose perché le faccio la mattina presto, quindi riesco a fare più cose. Quindi questa era la seconda cosa. La terza cosa è che sto passando un periodo di ansia. A me purtroppo l'ansia mi rende molto 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 male. Chi ne soffre lo sa. Non credo ci sia un motivo specifico, almeno credo. Cioè faccio vari pensieri, ma credo siano, spero che siano quelli che mi fanno venire ansia. E quindi per questo motivo riposo male. Vado spesso e volentieri in bagno, chi ne soffre lo sa. E quindi niente, la mia gastrite ritorna, yeah, più forte di prima, così, e niente, il fatto che vado a camminare tutti i giorni già ve l'ho detto, perché va in combinazione con il fatto che mi sveglio presto, e niente. Ah, forse c'è una quarta cosa che vige di un bel discorsetto da parte mia, ma o perlomeno di una mia opinione personale, e cioè noi abitiamo in un palazzo, abito in un appartamento di 60 metri quadri e ho un cane grande che
esce anche fuori in balcone, nel balconcino piccolo che ho. Naturalmente, perché di abita in appartamento, quello c'ha. Non è che può altrimenti, eh. Un attimo che muovo. Ciao, bello! Ciao ragazzi, vi registro per la seconda volta questo video perché l'avevo già registrato, ma il telefono ha deciso di fare i capricci e quindi niente, non è andato a buon fine. Fammi chiudere la finestra, se no qua si fanno tutti i cazzi loro. Allora chiudiamo un attimo la finestra, poi dopo la riapriamo. Allora, ci siamo lasciati che stavo camminando e vi stavo raccontando un po' quello che è successo. Non mi sono persa, sono viva. Vi stavo raccontando, insomma, che... oddio, mi ricordo. Vabbè. Vi stavo raccontando che mi era capitata una cosa. Parlo piano. E quindi la cosa che mi era capitata era appunto questa. Un gruppo di persone con a capo la dottoressa della farmacia che sta qui sotto hanno deciso di fare una foto al mio cane per postarla poi sui social e hanno scritto che il mio cane viene maltrattato, bla bla bla, bli bli bli. E tutte queste cose qua perché era sul balcone. Ora io che vi devo dire, io e mio marito abbiamo passato una settimana d'inferno perché vabbè, ci siamo fatti vari giri per cercare qualcuno che venisse a vederlo per capire appunto che sto cane non era maltrattato assolutamente. Se voi vedete mi sono andata a fare i piedi nei miei come si dice nei miei video spesso e volentieri c'è sto cane, quindi non credo sia maltrattato e naturalmente l'ho fatto vedere da delle persone esperte che mi hanno assolutamente detto la stessa cosa e quindi niente, la persona che ha fatto il suo post l'ha dovuto rimuovere perché io ho detto più volte che l'avrei denunciata perché ci ha messo la via e perché bla bla bla, e quindi per tutte queste motivazioni sono stata costretta a portare il cane da mia suocera. Parlo piano perché intorno non lo sanno ancora, pensano che c'ho ancora dentro casa. E sta con il cane di mio cognato, che è un non me lo ricordo neanche adesso, ma vabbè, è un cane nero, non è un Rottweiler, non è un bulldog, ma è un non mi viene manco adesso. Vabbè, sta con quello perché è maschio, anche se vabbè ci stanno varie problematiche perché mi suocera non se lo vuole tenere, prima mi ha detto di portarlo, poi non se lo vuole tenere, bla bla bla, vabbè. Non lo so, sapete già le mie vicissitudini con mia suocera, se non lo sapete vabbè, ve le risparmio. E niente, era insomma per raccontarvi un po' quello che era successo. Non mi ricordo quando ho fatto l'ultimo video che stavo camminando, ma martedì scorso ho anche fatto il vaccino. Questo è per farvi un po' il resoconto di tutto quello che è successo sta settimana. Ho fatto il vaccino, non ho avuto particolari problematiche nonché un po' di fastidio al braccio, ma tutto lì. Basta, un po' di stanchezza e mal di testa, ma secondo me erano state dovute al fatto che ho iniziato a svegliarmi alle 5 e mezzo di mattino perché già ve l'ho detto un sacco di volte, sto leggendo il libro di The Miracle Morning, però la versione per famiglie, e poi mi sono iscritta ad un gruppo
gruppo, sì, Facebook, sempre di The Miracle Morning, e in questo gruppo ho trovato due ragazze, mamme, mi sembra che siano tutte e due mamme, sì, o forse una sì, una no, vabbè, e con loro ci supportiamo a vicenda per svegliarci tutte quante allo stesso momento. E niente, sono appunto dall'altra settimana che vado a camminare facendomi 5 km al giorno, cammino e niente, ho intrapreso questo percorso, la mattina mi sveglio presto, ripulisco casa, presto per quanto riguarda bagno, cucina e bla bla bla, mo qualcosa ho tralasciato perché poi nonostante ciò, capite bene che tutta la settimana ti svegli alle 5 e mezza, se non sei abituata, devi un attimo regolare il sonno, regolare il ritmo, l'organismo e bla bla bla. In più, l'altra settimana avevo fatto il vaccino di martedì, sarei dovuta stare un po' più a riposo, tra virgolette, invece sono andata comunque a camminare, comunque mi sono svegliata presto e niente. Quindi ho accumulato un po' di stress, un po' di stanchezza per quanto riguarda 2 settimane col vaccino, sveglia presto, il cane, varie problematiche varie. E niente, questo è quello che è accaduto in queste 2 settimane. In più abbiamo deciso di andare in vacanza, partiremo, poi ve lo farò sapere quando partiremo. E vi farò anche vedere dove andremo. E niente, per il resto mi sembra basta così. Ci tenevo a farvi un resoconto di quello che era accaduto, anche se ve l'avevo già fatto, ma il telefono fa quel che vuole e quindi l'audio a volte va per cavoli suoi. E quindi non ho potuto più registrare questo video. Quindi a volte registro dei video che poi sono costretta a non utilizzare perché il telefono va per cavoli suoi. E quindi niente. E niente, adesso vorrei registrarvi anche qualche altro video. Vorrei registrare anche un video pulizie perché è parecchio che non ve ne faccio uno, però mi faceva piacere condividere e farvi sapere quello che era accaduto in questi giorni. Niente, a grandi linee credo che sia soltanto questo quello che sia accaduto. Sto cercando di raggiungere questo obiettivo di svegliarmi presto e niente, penso che lo so raggiungere, insomma, penso di raggiungerlo. Niente, io adesso vi saluto perché metto un po' a pulire. E ci vediamo poi prossimamente. Ci aggiorneremo. Spero di rifare un po' di video. Solo ecco, mi sono dedicata a me questa settimana, queste 2 settimane per cercare di raggiungere insomma questi obiettivi. Io vi saluto e ci vediamo prossimamente. Vi mando un grande bacio, grazie per avermi seguito, grazie per i nuovi iscritti, grazie di tutto il supporto che mi date. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se vi fa piacere, se vi sto simpatica io, e di attivare la campanellina per non perdere i prossimi video. Vi ricordo anche che ho una pagina Instagram, se vi va seguitemi, vi lascio qui il nome, che è lo stesso, però ve lo lascio qui. Io vi rimando di nuovo un bacio e ci vediamo prossimamente. Ciao!